Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Cerchiara. Oggi parleremo delle concessioni demaniali marittime italiane che sono sotto praticamente scudo della Comunità Europea. Abbiamo già detto che noi abbiamo fatto un'istanza alla Commissione e abbiamo incontrato anche gli esponenti delle organizzazioni che tentano di difendere questi concessionari. Noi siamo apertamente a loro favore e diciamo anche il perché. Lo diciamo in maniera giuridica nell'istanza e quindi no, questo non lo possiamo ripetere perché sono concetti molto tecnici. Però in linea di massima possiamo dire le cose principali. È vero, innanzitutto, che la Corte di giustizia si è pronunciata in senso negativo ai concessionari, dicendo che non, lo Stato italiano non può rilasciare praticamente una proroga di queste concessioni All'infinito, come all'infinito. dicono loro. Non le può rilasciare. E perché? Perché questo andrebbe contro la direttiva Bolkestein. Noi, nell'istanza, sosteniamo che la direttiva Bolkestein, correttamente interpretata, non chiede questo. E comunque ci sono altre norme che sono sempre della Comunità Europea e che sono più importanti della Bolkestein, perché riguardano la concorrenza e riguardano praticamente la materia commerciale e quindi devono essere prima applicate quelle. E quindi praticamente la tesi della Corte di giustizia non ci trova, ci trova dissenzienti. Però anche nella stessa pronuncia si è fatto salvo questo principio qui. Ha fatto salvo al punto 56 questa pronuncia che della Corte di giustizia. Adesso non ho il numero qui davanti, ma non ha importanza. Della Corte di giustizia, la tutela del legittimo affidamento che richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti. Allora perché il governo italiano non si appoggia a questo concetto per dire sì, Il siccome governo non fa l'hai soltanto ritenuto anche interessi dei tu, finanzieri. io praticamente cerco di valutare caso per caso la situazione. E così vai lo incontro ai concessionari. Anche perché di fronte alle multinazionali che aggredirebbero le coste italiane, se ne approprierebbero e lascerebbero l'Italia vuota sotto anche questo profilo dal punto di vista anche economico, perché c'è E della difesa delle nostre coste. un'entità di PIL elevatissimo perché detengono queste industrie, queste ditte, questi concessionari in materia economica. Quindi ovviamente si apprenderebbero ulteriori beni. Già l'Italia è stata devastata, le imprese italiane sono state acquistate dagli stranieri e più perderemo anche le coste. Quindi prima di fare una cosa del genere, il governo dovrebbe dire sì, va bene, tu con la giustizia hai detto che, però è anche vero che noi dovremmo valutare caso per caso perché sono tu stesso l'hai detto. Tu non vuoi che io faccia una proroga a tempo indeterminato? Beh, ma cerco di sistemare in maniera le cose in maniera che le persone che sono 150 anni che ci sono lì e che lavorano e investono, non tutti si saranno comportati bene, non tutti avranno pagato le tasse, non tutti avranno gestito bene, però vanno tutelati rispetto agli stranieri che hanno molto potere e che sono pilotati dalle istituzioni finanziarie che governano la politica europea e i politici europei. Quindi diciamo intanto questo, che c'è una sentenza pure del TAR Lazio che dà torto alla Corte di giustizia. Poi, praticamente, nella mia tesi, che chiedo un attimo scusa perché lo esprimo subito il concetto, la materia del. Dunque, vi chiedo scusa, eh. Per prima la Comunità Europea nei diritti fondamentali protegge la concorrenza. Se i servizi di interesse economico generale, tra i quali anche la concessione demaniali, vengono considerati tra i principi generali, sono sottordinati nell'ordinamento generale rispetto alle norme sulla concorrenza. Quindi, prima della Bolkestein, devono essere applicate altre norme comunitarie. E queste norme comunitarie
sottoposta alle regole della concorrenza, comportano che l'applicazione di bandi su un piano di parità rispetto a soggetti che da tanti anni gestiscono un servizio e altri che non hanno mai gestito, è una violazione delle norme della concorrenza comunitaria. Quindi la Corte di giustizia ha torto. Vi sono altre cose da dire, quindi per concludere, la proroga non è affatto contraria al diritto comunitario, ma all'interpretazione che gli organi comunitari danno della Bolkestein in materia di concessione del mare marittimo, che viola le norme comunitarie. Ma poi la comprova che la comunità europea piloti e quindi non cerchi in maniera equa di far gestire agli stati membri le proprie coste. Da che cosa è data? È data dal fatto che praticamente queste selezioni non prevedono l'istituto dell'avviamento commerciale, dell'indennizzo, che è previsto se io gestisco un bene, può essere anche la locazione di un bene immobile. È previsto da tutti gli ordinamenti giuridici degli stati membri. E allora perché nella Bolkestein non se ne è parlato? Perché non c'è un articolo sulla Bolkestein che parla di questo? Perché la Bolkestein parla di servizi. Perché la Corte di giustizia non ne ha parlato? Questa è una clara prova che si vuole pilotare e non gestire equamente le coste. Quindi praticamente io con queste mail, come ho già detto a tutti gli amici, anche agli interessati, posso fare poco perché non sono una persona importante, però penso di aver dato materia giuridica a coloro i quali possono utilizzarla per affermare che sono loro, sempre loro, che violano il diritto comunitario. La BCE, il Presidente della Commissione, il Consiglio d'Europa, i membri della Commissione, la Corte di Giustizia, il Tribunale di Primo Grado, sono loro i primi a violare le norme comunitarie. E i cittadini degli Stati membri purtroppo non lo sanno. Io nel mio piccolo ho cercato di dire, perché alcune poi delle istanze mie, che voi sapete riguardano anche altre materie, sono state tradotte in greco, in inglese, e persino in tedesco, eccetera, eccetera, ho cercato di dare una traccia per dire questa verità. Perché non è vero che il diritto comunitario è stato costruito male, è stato costruito bene. Sono loro che l'applicano, lo violano, e poi ne richiedono l'applicazione quando fa loro comodo. E i cittadini non possono dire niente, perché non sanno niente, perché chi sa qualcosa del diritto comunitario? Beh, l'avvocato Cerchiaro lo sa, e quindi ve lo può dire. Gli organi della comunità europea sono i primi, anche in materia di concessioni demaniali marittimi italiani, a violare le norme comunitarie. E con questo vi saluto e vi ringrazio.